Sicuramente l'insediamento della Coppa Collegno è un risultato lungamente atteso, lungamente inseguito. Come sindaco della città di Collegno ho lavorato a questo progetto per molto tempo, siamo soddisfatti perché qui, dove adesso c'è un luogo di incontro e di lavoro importante, c'era una fabbrica che è rimasta a Collegno, rimanendo quindi con il suo lavoro, e oggi c'è nuova opportunità di lavoro. Direi che per noi è un passo deciso per superare la crisi, un grande investimento sia in termini economici che in termini sociali. Il Comune di Collegno ha realizzato un protocollo di intesa lavorativo con la Coop e con le altre aziende, quindi la gran parte del personale che è qui è stato selezionato dal nostro centro per l'impiego. Quindi occupazione, posti di lavoro in un momento davvero importantissimo e anche una occasione di recupero, di rilancio di un'area strategica della nostra città, che è quella del quartiere Paradiso e del capolinea della metropolitana. Questo è un quartiere che ha cambiato pelle, da un'area industriale è diventata un'area abitativa, un centro urbano che noi vorremmo connettere sempre di più con la città. Sicuramente la nostra volontà è quella di dare a questa città e ai nostri soci, che sono già oltre 16.000, un punto di riferimento per le proprie politiche d'acquisto più moderno, più efficiente, più completo rispetto al piccolo negozio che abbiamo oggi in via Roma. È una scelta quella di fare questo ipermercato coerente con quello che ci hanno chiesto i nostri soci della città, e un desiderio di completare con un regalo a una città con la quale abbiamo avuto un rapporto splendido sia dal punto di vista dei nostri soci ma sia dal punto di vista delle amministrazioni comunali, regalare questo gioiello che completa e qualifica in maniera importante un'area dove il cambiamento della città si è manifestato negli ultimi anni con importanza e con tempi rapidi. Noi ci auguriamo che sia un nuovo modo di concepire le città, e quindi nuovi centri per l'abitazione, per il commercio, a servizio di un nuovo modo di vivere le nostre comunità. Per Collegno un grande evento di natura commerciale. È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo centro commerciale dal titolo accattivante Piazza Paradiso, costruito nell'ambito di un programma comunale di riqualificazione urbanistica che ha interessato l'ex zona industriale Elbi, nei pressi del capolinea della metropolitana torinese. Il progetto ha comportato un investimento di 80 milioni che in meno di 14 mesi ha portato alla realizzazione di un centro commerciale decisamente all'avanguardia. Oltre all'ipermercato si trovano 33 negozi, punti di ristorazione e locali per servizi, un nuovo mattone che si inserisce nella struttura Coop. Questo è il nostro 17esimo centro commerciale, il nostro 17esimo ipermercato che abbiamo realizzato nell'ultimo anno, 14 mesi di cantiere, 70 milioni di investimento. È il primo centro commerciale che realizziamo, che si realizza in Piemonte con il protocollo Itaca, cioè un protocollo che certifica la sostenibilità ambientale dell'edificio, è un edificio in classe A dal punto di vista energetico e a bassissimo consumo energetico. Occuperà il centro commerciale che è di proprietà di Nova Coop, sia l'ipermercato di 4.500 metri quadrati di area vendita, che la galleria commerciale di 5.500 metri quadrati di area vendita. Occuperà stabilmente circa 500 persone. È il frutto del lavoro della struttura di Nova Coop, è stato progettato e realizzato integralmente dalla nostra struttura e realizzato in tempi molto, molto rapidi. Le sensazioni personali e anche del gruppo sono relative a una situazione nella quale stiamo cercando di capire se la luce che si intravede in fondo al tunnel è l'uscita o è un treno che viene in senso contrario. Nel senso che i nostri consumatori fanno fatica a dare continuità e fiducia alle proprie politiche di acquisto. Nelle vendite notiamo un'oscillazione continua, notiamo che ci sono dei momenti in cui sembra riagganciarsi un treno di ripresa dei consumi, a momenti in cui i consumi calano ancora in maniera importante.
Noi siamo una delle cooperative che a livello nazionale sta tenendo meglio il mercato. Credo che sia frutto della scelta che abbiamo fatto di puntare molto sul prodotto a marchio Coop e sulla convenienza. Il servizio è un servizio di alta qualità che noi garantiamo a tutti i nostri consumatori. Noi siamo un'impresa che in un momento difficile come questo investe su due cose che sono importanti, da una parte sul futuro, ma dalla parte anche sui giovani, perché noi abbiamo assunto tante persone, tanti giovani girando l'ipermercato, il centro commerciale, ho visto tantissimi giovani. E in un momento come questo sono poche le imprese in Italia che possono dire di fare investimenti di questo tipo. Ecco, noi abbiamo un po' un orgoglio di essere dei dipendenti Coop e di avere questa, diciamo così, mission che è all'interno nostro, quella di sviluppare non solo consumo, ma sviluppare anche occupazione. E in un momento come questo non è molto facile, ma diventa per noi un grande orgoglio, cioè la nostra è una squadra che tende ad ingrossarsi nel numero delle persone, e questo secondo me è il successo più bello, perché al di là di tutto i fatturati sono importanti, perché sono importanti per potersi, diciamo così, riprodurre, ma molto più importante è dare occupazione e garantire l'occupazione per quelle già presenti, che oggi in Italia è il numero uno dei problemi che abbiamo. L'adesione poi per il territorio si vede anche con gli oneri di urbanizzazione, il fatto di aver realizzato comunque una palestra di scherma, quindi sempre a contatto col territorio. Sì, noi abbiamo realizzato per il comune di Collegno una palestra di scherma di 1000 metri quadrati che doniamo al comune, che il comune assegnerà appunto alla scherma. Abbiamo realizzato opere di urbanizzazione e pagato oneri di urbanizzazione e oneri di mitigazione complessivamente, compresa la palestra, per circa 8 milioni e mezzo. Realizziamo un sistema viario e di piazze attorno al centro commerciale che, ricordo, era una ex fabbrica che è stata dismessa e demolita, quindi è una riqualificazione di questa zona. Nell'ambito della riqualificazione, oltre alla viabilità, alle piazze, realizziamo un gioco, uno skateboard per ragazzi e un cantiere che si è realizzato in soli 14 mesi. Sottolineo, non c'è stato un solo infortunio sul lavoro. La cultura da sempre è uno dei fiori all'occhiello della struttura e contestualmente è stata inaugurata all'interno una nuova libreria. Le prospettive per questa libreria sono quelle di essere una libreria di quartiere che offra sia le novità presenti sul mercato editoriale piuttosto che alcune piccole chicche appunto dedicate a tutte le persone che vorranno seguirci appunto in questa nostra nuova avventura in questo centro commerciale. L'obiettivo che vorremmo raggiungere è quello di arrivare al più persone possibile per far conoscere sia quello che possa essere la forza della lettura che anche il divertimento che la lettura dà. Come dicevo prima, vorremmo diventare una libreria di quartiere dove vivere molte esperienze, tra cui quella della lettura, quella della condivisione appunto della cultura nel senso più ampio del termine, che va dalla cucina, dai libri di cucina piuttosto che alla narrativa o i libri per ragazzi. Ma tracciamo quindi un bilancio con il presidente Dalle Rive. Questo è un anno nel quale vengono a maturazione una serie di frutti e di progetti che avevamo da tempo seminato, oltre al discorso del trasferimento delle nostre due vecchie sedi e la creazione della sede unica a Vercelli, l'apertura di questo ipermercato oggi. Entro la fine dell'anno apriremo un Enercoop a Pinerolo e quindi, come dire, faremo un'altra sperimentazione sul versante della distribuzione dei carburanti. Stiamo lavorando per, diciamo, realizzare nella città di Torino un punto di ristoro a marchio Coop legato alla vendita di alimenti e con la presenza delle nostre librerie Coop. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un momento importante dello sviluppo della cooperativa. Per fortuna è uno sviluppo che si basa su una solidità derivata dai risultati consuntivati nel nostro bilancio, che ci consente di guardare a una fase di investimenti importanti quali quelli che noi realizziamo con certezza e con tranquillità.